Quindi Romix 2014 con Alessandra, raccontaci il tuo cosplay. Il mio personaggio è She-Hulk in una delle sue tante versioni con i vestiti ancora intatti. E, che dire, She-Hulk non è diciamo una versione femminile di Hulk, è proprio un personaggio esistente nella Marvel. Lei, come Hulk rosso, ha pieno possesso delle sue facoltà mentali e anche lei è molto molto forte, quindi non fatela arrabbiare, se no sono botte. Cosa succede? Fai vedere per esempio. Quindi anche tu hai subito dei raggi X, diciamo, dei raggi gamma, non so. Diciamo di sì, però la mia identità è nascosta e nessuno sa chi è. Ma io so chi è Hulk, eccetera. Quindi state molto attenti. Tu sei appassionata di fumetti? Tantissimo, soprattutto. Sì, Marvel, DC sono i miei favoriti. Poi seguo molto anche i manga giapponesi. Come ti è venuta? Hai qualche fratello, tuo padre? No, l'idea di fare cosplay mi è venuta in mente iniziando facendo i costumi per teatro, visto che pratico recitazione da molto tempo. Ah, recitazione. Dove possiamo vederti recitare? No, recitare ancora non facciamo spettacoli, adesso è più una cosa privata. Ok, bene. Ciao Alessandro. Ciao. L'ultima mossa. Vicino a te.